Come far innamorare un uomo con l'affetto? Allora, l'errore che fanno molte donne è questo, perché gli uomini, ovviamente dico perché fa parte del loro istinto, puntano molto sul sesso, no? Quando un uomo ti conosce, la prima cosa che punta è a trombarti e a portarti a letto, indipendentemente dal fatto che, diciamo, tu sia come dire, una strafiga, una stragnocca, oppure sia una più o meno passabile, diciamo così. È perché poi dipende un po' dal tipo di uomo, ma ci sono quelli di bocca buona, diciamo, che si accontentano anche di donne, insomma, che non siano proprio vere, diciamo, donne molto belle, no? E quindi si accontentano e vai avanti così. Quindi le donne sono abituate al fatto che quando un uomo le incontra, quando un uomo le cerca, la prima cosa che cerca di fare è quello di portarsela a letto. E allora, ovviamente, basandosi su questo meccanismo, pensano che attraverso il sesso loro possono far innamorare un uomo. E quindi molte donne, ad esempio, cercano di fare le splendide a letto, no? Cercano di come dire, soddisfare le esigenze, cercano di mettere in atto tutte le potenzialità. Poi magari vedono qualche film e si rendono conto, insomma, che possono fare delle cose piuttosto che delle altre. Ora, tutto questo va benissimo, per carità, ma non ha la minima funzionalità nel far innamorare un uomo. Gli uomini non si innamorano attraverso il sesso, oppure se trovassero una che glielo fa fare sul lampadario, diciamo, 10 volte al giorno, non se ne innamora, non è questo che li fa innamorare. Altrimenti ci sarebbero, diciamo, tutte le escort che farebbero innamorare folle di uomini. E non è così, non ho certo, poi c'è anche quello che si innamora della escort, per carità, c'è tutto nel mondo, ma non è questo il meccanismo, diciamo, che produce innamoramento, non è questo il meccanismo che produce coinvolgimento. Se vuoi far innamorare un uomo, invece devi puntare sull'affetto, perché l'affetto, ti dirò come fare anche da subito, è quello che nel maschio produce un ormone che è l'ossitocina, che è associata all'amore, cioè nel momento in cui una persona è innamorata si produce ossitocina e la persona pensa di essere innamorata. E nelle donne questo ormone viene stimolato dalla sessualità, ad esempio. È per questo che, tra l'altro, è più facile che una donna si innamori facendo l'amore. Un uomo non si innamora mai facendo l'amore. Quello che devi fare, invece, è stimolare l'affetto, stimolare l'affetto, stimolare l'affettività. Perché produci naturalmente ossitocina. Ovviamente nel dare affetto devi vincolare il sesso, cioè perché poi il sesso invece è un desiderio dell'istinto e gli uomini si innamorano desiderando di fare l'amore, non facendolo. Quindi c'è questo connubio che funziona molto bene. Da un lato devi stimolare, diciamo, l'affettività. In che modo? Beh, in modo molto semplice, tutto sommato. Ad esempio, attraverso l'abbraccio, quando conosci un uomo, abbraccialo, attraverso il massaggio, magari ti inventi anche un semplice massaggio sulla schiena, puoi farlo al tuo collega d'ufficio, no? Dici, ah, ho fatto un corso di shiatsu e lo manipoli un po' sulla schiena. Beh, sembra ovviamente senza schiacciare, ecco, questo è un altro gaverone, non è che devi schiacciare il massaggio, non deve essere un massaggio reale, diciamo, è semplicemente devono essere coccole, carezze, questo è il concetto di fondo, perché in questo modo, cioè, il massaggio deve essere la scusa, no? Ma in realtà sulla schiena devi fargli coccole, carezze, massaggio in questo senso, perché questo va a produrre naturalmente ossitocina e quindi quest'uomo sentirà naturalmente un'attrazione per te, non un'attrazione, un innamoramento. L'attrazione devi fargliela provare, ma per negargliela. Quindi questo è veramente un qualcosa di molto potente da un punto di vista del
della seduzione perché devi, tra virgolette, stimolarlo. Tieni presente che gli uomini sono visivi, per cui utilizza diciamo, un abbigliamento raffinato, elegante, non da mignottona da corsa, una lingerie anche raffinata, e soprattutto devi esibire, far vedere alcune parti, diciamo, in modo casuale, in modo tale che non inneschi meccanismi di difesa e contemporaneamente farti percepire come erogatrice d'affetto. Quindi i gesti di affetto sono fondamentali. Ad esempio, se hai un po' più di confidenza, ovvio che non puoi farlo col tuo capo ufficio, però se hai un po' più di confidenza, magari una carezza al viso, o una carezza al collo, se riesci, devi trovare qualche soluzione per farlo. Se non riesci, va bene anche una carezza sulla spalla, un massaggio sulla spalla, non c'è nessun problema. Quindi queste modalità, diciamo, vanno rapidamente a stimolare ossitocina, vanno rapidamente a stimolare questo ormone che farà sì che il maschio, l'uomo in questo caso, penserà di essere innamorato di te. E quindi la cosa interessante è che se nel momento in cui pensa di essere innamorato di te, nel momento in cui tu l'hai stimolato da un punto di vista fisico, diciamo, visivo, si creerà questo fatto per cui lui avrà una percezione di innamoramento nei tuoi confronti, e allora, ovviamente, quando percepiamo di essere innamorati, tendiamo a gratificare su un piano logico, a gratificare su un piano razionale. Ad esempio, investendo, no, su una donna, quindi inizierà a investire su di te, inizierà a darti, diciamo, delle cose, quindi a, che ne so, invitarti, fare, eccetera, e ti dedicherà attenzioni, ti dedicherà tempo, ma ad esempio ti dedicherà anche semplicemente attenzioni mentali, quindi penserà a te. Poi, se vuoi rafforzare il tutto, devi utilizzare quello che viene chiamato rinforzo intermittente, cioè il rinforzo intermittente è un particolare tipo di comportamento in cui gratifichi e non gratifichi, gratifichi e non gratifichi, quindi alterni la gratificazione all'assenza di gratificazione. Questo, diventando un po' più sfuggente, diventando imprevedibile, non facendogli, come dire, credere che magari ci sono anche altri uomini che sono interessati a te. Ecco, tutto questo meccanismo andrà a potenziare ancora di più il coinvolgimento che quest'uomo proverà nei tuoi confronti. E posso assicurarti che si innamorerà anche molto rapidamente. Quindi la chiave per far innamorare un uomo è la chiave affettiva, mai la chiave sessuale. La chiave sessuale rappresenta, diciamo, quella che l'esca per attrarlo, ma il vero amo è la chiave affettiva. Quindi prova in questo modo. Ovviamente c'è da tenere presente un altro fatto fondamentale, che anche da un punto di vista logico e razionale devi farti percepire come una donna a posto, come la donna giusta. Questo è un altro punto che è molto molto importante. Quindi segui queste indicazioni e vedrai che riuscirai a far innamorare qualunque uomo molto molto rapidamente. Nel frattempo iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi ovviamente su Instagram, su TikTok, su tutti i miei canali YouTube. Se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino, diciamo, super grazie. Se vuoi invece usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, vai nella home page, tastino abbonati!